luglio 1960. Sangue operaio sulle piazze d'Italia. A Catania viene ucciso Salvatore Novembre. A Palermo un altro caduto, un'ondata di arresti. La Democrazia Cristiana, alleandosi ai fascisti, porta il paese sull'orlo della guerra civile. Genova è la città scelta dal governo Tambroni per lanciare la sfida all'Italia della resistenza. La risposta è immediata. Mille genovesi scendono in piazza intorno ai decorati gonfaloni della città e delle valli partigiane. La folla viene caricata. Si scatenano battaglie di strada, cavalli di Frisia, posti di blocco, caroselli, ma la repressione non riesce a spezzare il movimento popolare. Con Genova, tutto il paese scende in sciopero generale. Roma, a Porta San Paolo, la polizia a cavallo carica i manifestanti. A decine si contano i feriti. Reggio Emilia, le strade sono occupate dai manifestanti. Il governo impartisce l'ordine di reprimere con qualsiasi mezzo il movimento antifascista. I morti sono 5. La commossa partecipazione di popolo ai funerali di Lauro Ferioli, Ovidio Franchi, Marino Serri, Emilio Reverberi, Afro Tondelli è un imponente atto d'accusa contro il governo e la politica clerico-fascista. A Milano la resistenza si raccoglie in Piazza del Duomo. La strada al fascismo verrà sbarrata. Il 19 luglio il governo Tambroni è travolto. La resistenza ha vinto. Ottobre 1960. Il governo ha dovuto indire le elezioni amministrative illegalmente più volte rinviate. A Milano Togliatti espone il programma dei comunisti. Milano per tutti e non dei monopoli. In queste elezioni i comunisti avanzeranno nella città di Milano di 30.000 voti. 30.000 voti di giovani elettori, di immigrati, di pensionati, di donne. 30.000 nuovi voti per una reale svolta a sinistra. Natale 1960. Gli elettromeccanici in Piazza Duomo. Sono scesi in sciopero da alcune settimane. I loro sono salari di fame. La lotta ha subito assunto un chiaro significato. L'esigenza di una nuova politica, di un radicale mutamento di indirizzo. Freddo mattino invernale, a decine di migliaia di milanesi si recano in Piazza Duomo per una gara commovente. Il nostro Natale è magro, ma la vostra solidarietà ce lo rende più felice di quello degli industriali. Così gli scioperanti venuti con i loro figlioli accolgono i doni raccolti dai comunisti, dai sindacati, dalle organizzazioni democratiche. Thank you.
Eccoli i loro bambini. Oggi conoscono un Babbo Natale che non dimenticheranno facilmente. Fatto di volti semplici, di uomini come il loro papà, di donne come la loro mamma. Degli elettromeccanici è un nuovo, chiaro avvertimento che spingerà la Democrazia Cristiana a riconsiderare tutta la politica interna condotta negli anni precedenti, a cercare nuove alleanze. I dirigenti democristiani comprenderanno che è necessario cambiare qualche cosa, presentarsi con un volto diverso. Cambiare qualche cosa, assumere un volto diverso per garantire meglio che tutto il potere resti in mano alla Democrazia Cristiana. Conclude la grande giornata degli elettromeccanici. Da Piazza Duomo a Piazza Castello. Natale è passato, la lotta continua. Cederanno, dicono ora i cartelli. Malgrado la caparbia resistenza del padronato, c'è la certezza di vincere. Questa certezza è fondata sulla nuova ampia unità operaia che si consolida giorno per giorno. Resisteremo un minuto di più dei padroni. Questo è l'impegno di giovani e vecchi lavoratori, di operai alle loro prime esperienze di sciopero e di lotta, di immigrati un tempo protagonisti del movimento per l'occupazione delle terre, ora operai coscienti e combattivi. È lo spirito del luglio 60 che continua e si afferma fra tutte le categorie di lavoratori. Agli elettromeccanici, che coglieranno nelle prime settimane del 61 il successo, altre lotte seguiranno lungo tutto l'arco dell'anno, segnando la crescente unità popolare per una nuova politica. Da queste lotte nasce il centro-sinistra. Fanfani presenta il suo programma alla Camera. Nenni lo appoggia. Ma il programma non verrà realizzato. Le speranze andranno deluse. Poche settimane dopo la costituzione del centro-sinistra, gli operai della Breda, scesi in Piazza della Repubblica a Milano, hanno modo di constatare quanto vi sia di mutato nella politica governativa. Dalle parole ai fatti, ha detto Fanfani. E i fatti per gli operai della Breda sono questi. Altri fatti. Sul programma di centro-sinistra viene versato sangue operaio. Luigi Mastro Giacomo ucciso per avere chiesto pane. Ma i lavoratori non si accontentano di promesse e di buoni propositi. Le lotte operaie assumono nuova ampiezza in occasione del no padronale al rinnovo del contratto dei metallurgici.
primavera del 62. A Milano ha inizio la lotta differenziata. Al Vigorelli ha luogo la prima grande manifestazione. Chiediamo il rispetto della Costituzione, gridano i manifestanti. Per 8 mesi i fischietti degli scioperanti risuoneranno dinanzi alle fabbriche, nelle vie della città, agli angoli delle piazze, più forti, più squillanti delle intimidazioni, delle rappresaglie, delle minacce padronali. Più salari, più potere ai sindacati. Questo è il perno della battaglia che impegnerà allo stremo per 8 mesi la classe operaia italiana. Il padronato tenta di stroncare la lotta differenziata. Borletti proclama la serrata. Serrata anche alla Fiat, proclamata da Valletta, un fautore del centro-sinistra. Operai della Fiat, ora tocca a voi. Le forze dello Stato intervengono ancora per frantumare lo sciopero che simboleggia la risposta degli operai della Fiat. Il movimento è impetuoso. Valletta è costretto a cedere. Il vittorioso sciopero alla Fiat dà nuovo impulso alla lotta dei metallurgici. Milano, marcia dei 100.000. Dalla lotta differenziata allo sciopero totale della categoria. Dalla periferia verso il cuore della città, verso Piazza Duomo. Alle porte della città i cortei si raggruppano, iniziano la marcia, si infittiscono. Porta Romana, Tecnomasio, Geloso, Brown Boveri, poi via via le piccole fabbriche. Porta Ticinese, convergono i lavoratori del quartiere, poi avanti verso via Dante. Al Sempione gli operai dell'Alfa, della Triplex, della Borletti, della Pace, della Galileo puntano su Piazza Castello. La marcia dei 100.000 è una delle più imponenti manifestazioni operaie del dopoguerra. A perdita d'occhio sfilano i lavoratori.
Le giovani generazioni, le nuove leve del lavoro sono in prima fila. Da Via Dante a Piazza Duomo, una teoria di cartelli con le rivendicazioni operaie. L'avanguardia del corteo è già arrivata in piazza Santo Stefano e ancora non si vede la fine. Piazza Santo Stefano si riempie all'inverosimile. La Confindustria ha sfidato la classe operaia. Ecco come la sfida è stata raccolta. Ottobre 1962. Kennedy annuncia al mondo il blocco di Cuba. L'incubo di una guerra atomica è iniziato. Ore, giorni di angoscia. Il mondo guarda l'Unione Sovietica. Il Partito Comunista chiama i lavoratori alla lotta per la difesa della pace. Chiede al governo un impegno concreto. L'Italia non deve essere trascinata in un conflitto atomico. Nelle città italiane, a Roma, a Milano, imponenti manifestazioni di strada per la libertà di Cuba, per la pace. Per la libertà e la pace cade a Milano Giovanni Ardizzone, vittima delle repressioni governative contro i cittadini che chiedono una politica estera di disimpegno e di neutralità. Ad Ardizzone recano il loro fiero e commosso saluto 700.000 lavoratori milanesi, i suoi colleghi di studio e di università, i suoi compagni comunisti. Era un ragazzo. Aveva in cuore la giovinezza come i partigiani che 20 anni fa scelsero la via dei monti contro l'invasore tedesco, come Salvatore Novembre, come il 5 di Reggio Emilia. Chiedeva la pace, chiedeva la libertà per Cuba, perché la pace e la libertà dei popoli sono indivisibili. L'atteggiamento fermo e responsabile dell'Unione Sovietica libera l'umanità dall'incubo della guerra nucleare e avvia a soluzione pacifica la più profonda e drammatica crisi internazionale del dopoguerra. In questa crisi il governo di centrosinistra ha fatto proprio l'atlantismo di tutti i governi democristiani che l'hanno preceduto, accettando passivamente il rischio di trascinare il nostro paese in una catastrofe atomica. Eccoci al gennaio 1963. Da 8 mesi è in corso la battaglia dei metallurgici. A Milano essi decidono di occupare Piazza del Duomo fino alla conclusione vittoriosa della lotta. Cristiana viene pubblicamente meno agli impegni assunti dal governo Fanfani e mentre l'onorevole Nenni ammette l'insuccesso di quella che egli chiama la prima fase del centro-sinistra, la lotta dei metallurgici giunge ad una svolta decisiva. All'occupazione di Piazza del Duomo segue lo sciopero generale. 8 febbraio 1963, in tutto il paese, proclamato da tutte le organizzazioni sindacali,
per tutti i lavoratori dell'industria. E ancora una volta, dalle fabbriche i lavoratori scendono verso il centro della città. La lotta dei metallurgici è diventata la lotta di tutti. Lo sciopero generale darà un colpo decisivo alla resistenza padronale e all'appoggio politico che questa resistenza aveva trovato nei dirigenti del Partito Democristiano e del governo. Ed ecco in prima fila i lavoratori della Geloso. I 13 licenziati sono il simbolo delle rappresaglie che hanno colpito centinaia di lavoratori. Da queste finestre ieri il padrone sparava sugli operai. Sotto queste finestre vivono oggi i 13 della Geloso. Poiché la legge è uguale per tutti. I licenziati della Geloso resistono e la loro unica difesa è la solidarietà del popolo. Dal 1960 ad oggi, 3 anni sono passati. Molto cammino è stato fatto. I lavoratori hanno combattuto a lungo, hanno vinto delle battaglie, hanno fatto una nuova esperienza. La via sicura dei loro successi, delle loro vittorie, non è passata per i corridoi ministeriali. È stata la via dell'unità e della lotta, la via indicata dai comunisti.